eventuali di questa settima ed ultima corsa di Palermo. Eh sì, è arrivato ed è scesa ancora la quota di Topsols, adesso addirittura 2,14 contro il 3,60 di Tramontana Spin e il 4,29 di Tuttomatos e il 5,11 di Talisha Griff. Ma adesso tutto è pronto, si va in partenza. Settima ed ultima corsa di Palermo, modesto indigene di 4 anni sulla breve distanza, voci insistenti e ruolo di favorito per Topsols, numero 4 dello schieramento. Si va allo stacco, c'è Di Galoppo dopo buona partenza il 5 Tana degli Ulivi e dall'esterno è Tramontana Spin che riesce ad assumere il comando con una partenza più svelta di quelle alle quali ci è abituato. È partito molto bene anche Teo P, affidato a Mimmo Zanca da Adolfo Grasso, ma Teo P si mette di galoppo a sua volta e quindi in seconda posizione resta Tormenta RL davanti al 3 di Tiger Crystal, mentre Topsols è rimasto scoperto e deve sfacchinare all'esterno, avendo peraltro in scia un altro dei cavalli più attesi di questa corsa, ovvero Tuttomatos e poi Talisha Griff. Dunque i migliori sono tutti là, la posizione tatticamente meno favorevole è per Cesare Ferranti e Topsols, che devono girare di fuori a Tramontana Spin e mostrare la strada a Tuttomatos e Talisha Griff. Topsols ha chiuso a 2,11 contro favorita Tramontana Spin 3,17, 4 virgole per Tuttomatos e per Talisha Griff. Situazione che non muta, si è abbastanza cristallizzata con Cesare Ferranti che si è adeguata all'esterno di Tramontana Spin, che continua a condurre avendo appunto all'esterno Topsols ed in scia Tormenta RL, mentre il treno esterno dietro Topsols è formato da Tuttomatos e da Talisha Griff. E proprio Talisha Griff è quella che prova al largo di tutti, comincia a sentire la corsia esterna Topsols, mentre Tramontana Spin ha preso un po' vantaggio, prova a tenere le gambe all'interno Tormenta RL, mentre la fiammata di Talisha Griff non si è esaurita, mentre invece è calato Tuttomatos, ed eccoci alla retta d'arrivo con Tramontana Spin che ha preso il largo nei confronti degli avversari, fra i quali Tormenta RL si mantiene in seconda posizione, ma progredisce al largo Talisha Griff. Sul traguardo, nettamente, vince Tramontana Spin su Talisha Griff. Crediamo che il terzo posto l'abbia mantenuto Tormenta RL, ma dovremo andare a rivedere da questo punto di vista. Ha comunque vinto Tramontana Spin, 3,17 la quota. Gaspare Loverde in sediolo, training di Franco Puccio. I colori sono quelli del signor Pietro Vasta. Vittoria mai in discussione con una Tramontana Spin piuttosto centrata e quindi in grado di imporre superiorità. Ha corso bene anche Talisha Griff, gara difficile, buon secondo, mentre la terza moneta lungo la corda è appunto di Tormenta RL. In numeri dunque 6-8-2, l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della settima corsa di Palermo. Pietro Di Salvo vi saluta e dalla favorita è tutto.